un'altra cooperativa entrata nel secondo capitolo dell'inchiesta Mafia Capitale. Si chiama La Cascina. È vicina a Comunione Liberazione. Era nel consorzio vincitore del bando per la gestione del centro di accoglienza siciliano di Mineo. Siamo andati questa mattina nella sede romana per capire come i dipendenti vivono queste giornate. All'Expo di Milano, termometro temporaneo della salute e dell'economia italiana, oggi era il giorno di Confcommercio che ha presentato i dati che segnalano i primi battiti di una ripresa e di rilancio dei consumi. Ma dalla voce degli imprenditori il quadro della situazione sul campo, il sud, ci dicono, è ancora fermo. È successo ancora, questa volta alla Reggia di Caserta, un'assemblea sindacale nel giorno di apertura gratuita e i turisti rimangono in coda sotto il sole in attesa. Il confronto tra i lavoratori era sulla presenza degli ambulanti fuori dai cancelli e mentre se ne parlava, loro, indisturbati, erano in azione. Distruggono i gioielli artistici, ma salvano le parabole dei satelliti. Le milizie dell'ISIS sanno quanto la comunicazione via web e TV sia la base per il proselitismo e così, accanto ai militari, il secondo esercito della bandiera nera è quello dei tecnici informatici e televisivi che inondano internet con i video e programmi reality compresi. Un'altra partita giocata tra speranze sfottò sui social network. Nella notte di Berlino c'era un'Italia che apertamente tifava Barcellona, come spesso successo tra tifoserie rivali. Ma questa volta si è aperto anche un caso politico. Buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti a questa nuova edizione delle TG Cronache. Ci sono molti argomenti che affronteremo nel nostro telegiornale. Abbiamo visto che all'esposizione universale oggi c'è stata, si è tenuta l'assemblea della Confcommercio. Torneremo sull'inchiesta, il secondo atto dell'inchiesta Mafia Capitale. Ma oggi vi portiamo a Caserta perché ieri centinaia di turisti sono rimasti in coda sotto il sole con il gran caldo di questi giorni proprio davanti alla Reggia di Caserta che è stata chiusa per 3 ore da un'assemblea dei dipendenti. Ovviamente è scattata l'indignazione dei visitatori che sono arrivati da ogni parte d'Italia anche perché ieri c'era l'apertura gratuita dei musei. Tra l'altro la Reggia di Caserta è anche un bene, un patrimonio dell'UNESCO. Nonostante questo continua ad essere assediata dai venditori abusivi e ad assistere i turisti c'era la polizia, la cronaca. Ecco l'ennesima protesta immortalata in un video amatoriale e in foto scattate da centinaia e centinaia di turisti in fila per ore sotto al sole con il miraggio di visitare la Reggia di Caserta. Proclamato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, il 10° sito italiano più visitato al mondo con il suo primato di essere la più grande residenza reale del pianeta, continua ad essere al centro di infuocate polemiche. Dopo le domeniche gratuite trasformate in picnic all'aria aperta con cartacce ovunque e giardini diventati campi di calcetto, quella che sembra essere diventata la sagra del paese continua. L'assalto ai turisti è routine, bancarelle abusive ovunque, davanti e dentro l'area monumentale, i cosiddetti guardamacchine, parcheggiatori improvvisati pretendono anche 10 euro appena sentono l'accento straniero. Stavolta a riunirsi in assemblea sono stati gli stessi dipendenti della Reggia per richiamare l'attenzione sul fenomeno dei venditori abusivi. Ma la modalità della protesta, 3 ore di chiusura dei cancelli proprio nella domenica di ingresso gratuito, non ha fatto altro che penalizzare 2 volte i turisti costretti ad una interminabile fila e anche ad acquistare ombrelli per proteggersi dal caldo dai soliti ambulanti non autorizzati, paradossalmente quelli sulla cui presenza si discuteva dentro la Reggia. Indignati, arrabbiati, molti turisti hanno gridato allo scandalo e hanno rinunciato alla visita, perché mai nessuno interviene per ripristinare la legalità. Questione di organizzazione, situazioni del genere si possono evitare, sottolinea lo SCABEC, la società campana che gestisce i beni culturali e fa attività di promozione per i siti gestiti direttamente dal MIBAC, il Ministero dei Beni Culturali, come la Reggia di Caserta e Pompei. Questo è uno dei 20 siti al centro del bando ministeriale per la nomina della nuova direzione, attualmente affidata ad un reggente.
Questo episodio della Reggia di Caserta che è accaduto ieri naturalmente ci mette un poco in imbarazzo, nel senso che noi lavoriamo per la valorizzazione e per il miglioramento della fruizione dei beni culturali in Campania, e quindi una serrata di 2 ore di un grande attrattore come la Reggia di Caserta vanifica uno sforzo che compiamo attraverso il sistema Campania Artecard e attraverso i progetti di valorizzazione come il Grand Tour, probabilmente in una situazione che si sta andando a definire con le nuove direzioni dal Ministero dei Beni Culturali, anche questi problemi di gestione probabilmente andranno in qualche modo a migliorare. E la vigilanza? Basta leggere questo cartello. A scrivere sono gli stessi addetti alla sicurezza che parlano di intollerabile problematica dei venditori abusivi che li vedono costretti ad affrontare, contrastare da soli, a rischio della loro stessa incolumità fisica e del tutto al di fuori delle proprie mansioni specifiche. E come dicevamo, tra gli appuntamenti del giorno, questa mattina si è tenuta l'assemblea annuale di Confcommercio, si è tenuta a Milano nella sede dell'Esposizione Universale, si assiste ad una ripresa sia pure timida dei consumi, soprattutto in alcuni settori, ma per noi l'ha seguita la nostra inviata Giulia Lauletta, alla quale do subito la linea e la parola. Giulia. Buongiorno Caterina, buongiorno a tutti. Oggi infatti si è tenuta la fiera di Rho, l'assemblea annuale di Confcommercio. I numeri dati dal presidente Carlo Sangalli sono in parte rassicuranti, la ripresa sembra confermata, c'è stata una crescita dei consumi dello 0,5% ad aprile secondo l'indice di Confcommercio, e per il 2015 si stima che l'aumento arrivi superi l'1%. 159.000 nuovi posti di lavoro creati, quindi insomma un consolidamento di questa ripresa che però il presidente di Confcommercio ha definito una ripresa timida. Per tornare ai livelli prima della crisi bisognerà aspettare 15 anni. Allora, noi siamo in compagnia di Mariano Bella, direttore ufficio studi di Confcommercio, e gli chiediamo subito: la strada allora è davvero ancora lunga per uscire dalla crisi? La strada è certamente lunghissima, soprattutto se i tassi di variazione sono questi. Per recuperare un 12% di perdita di PIL e consumi pro capite, ovviamente bisogna arrivare al 2027-2030. Se acceleriamo ci vorranno sempre 7 anni, però bisogna anche dire che comunque oggi la ripresa c'è, ci sono dei numeri buoni che non si vedevano da un paio d'anni, sia come occupazione che come consumi, la produzione industriale cresce e quindi la sfida è rafforzare questi segnali. È stata un'assemblea calda, gli imprenditori, i piccoli commercianti, i piccoli imprenditori presenti in platea hanno contestato il ministro allo sviluppo Federica Guidi quando ha detto che la ripresa c'è, si sono sentiti molti fischi, e gli imprenditori, i piccoli commercianti e gli imprenditori del Veneto sono arrivati con i megafoni all'assemblea per chiedere a Sangalli, al presidente Sangalli, di chiedere un taglio delle tasse. Allora noi chiediamo al nostro ospite, questa questione delle tasse, davvero che cosa serve alla piccola e media impresa? Sono almeno 10 anni che si parla di taglio di tasse, le tasse sono sempre aumentate, ma vogliamo pure mettere da parte per un istante questo aspetto della pressione fiscale. Alla piccola e media impresa italiana serve di vivere in un contesto, di operare in un contesto un pochino più competitivo, più produttivo, quindi non possiamo avere i tempi della giustizia che sono il triplo, di giustizia civile che sono il triplo della Germania, non possiamo spendere 1 o 2 settimane in più solo per pagare le imposte rispetto ai tedeschi, non possiamo avere contraffazione, abusivismo, microcriminalità che frenano produttività e competitività. Le piccole imprese chiedono di essere messe perlomeno in un contesto in cui si combatte ad armi pari. I posti di lavoro creati, 159.000 ad aprile, insomma segnali positivi dal Jobs Act, ha detto Sangalli, ma ha anche detto che c'è ancora da fare sul fronte dei costi del lavoro. E sui costi del lavoro vediamo anche delle nubi, dei rischi. Allora noi andiamo avanti nella direzione intrapresa dal governo. Mettiamo in cantiere, realizziamo gli altri decreti attuativi che mancano sia per la delega fiscale per il Jobs Act, che comunque sta facendo vedere gli effetti positivi, non torniamo indietro, per esempio aumentando i contributi sulle piccole imprese, o perlomeno se dobbiamo aumentare che vadano a beneficio veramente delle piccole e medie imprese italiane.
La fiducia delle famiglie è un elemento evidentemente fondamentale per far aumentare i consumi. Insomma, con una povertà che secondo i dati di Confcommercio è aumentata del 163% nel 2013 rispetto al 2006, insomma, dati che fanno sì che la fiducia delle famiglie sia ancora debole. I dati sono di fonte Istat, noi abbiamo fatto soltanto la divisione, purtroppo sono dati ufficiali, siamo passati da 2,3 milioni a 6 milioni di persone assolutamente povere, cioè che non arrivano sostanzialmente alla fine del mese. La fiducia è leggermente in discesa tra aprile e maggio, ma non è tanto per ragioni diciamo strutturali quanto per il fatto che incombono nuovi incrementi d'imposta che sono quelli legati all'attivazione delle sciagurate clausole di salvaguardia. Allora noi diciamo, se vogliamo rafforzare questi segnali, migliorare la fiducia di famiglie e imprese, diamo un segnale forte che si stia facendo qualcosa in termini di riduzione degli sprechi della spesa improduttiva e che quindi si possano veramente disinnescare queste clausole di salvaguardia. Il turismo, il presidente Sangalli ha detto una carta vincente, quindi una carta vincente per il commercio, ma una carta non ancora calata, ha detto anche il presidente. Purtroppo no. A livello planetario, da diversi anni, cresce la spesa turistica e l'Italia fatica a tenere le sue posizioni. Non solo, noi diciamo che il turismo è la carta vincente soprattutto per il mezzogiorno del paese. Noi speriamo che con l'Expo migliori non solo la performance turistica, ma migliori anche la visione culturale che deve vedere nel turismo un asse fondante della ripresa del paese. Allora Giulia, riprendo la linea perché poi sappiamo che Carmelo Schininà ha raccolto delle voci all'assemblea di Confcommercio, torneremo più avanti perché adesso vi vogliamo parlare di un programma, di uno speciale che andrà in onda questa sera ed è una puntata speciale di Piazza Pulita intitolato Stato Islamico, nascita di un format. Nel programma di Corrado Formigli ci sarà un documentario esclusivo che racconta lo Stato Islamico attraverso i video di propaganda che ISIS ha realizzato e diffuso sui social network. Un team di 7 esperti che sono rimasti anonimi proprio per motivi di sicurezza è riuscito ad infiltrarsi e a monitorare oltre 5.000 account riconducibili al califfato. Decine di filmati scaricati e mai visti sui nostri media e noi vi mostriamo un estratto. Before I come here to Syria, I had money, I had a family, you know, I worked as a street janitor, I made over $2,000 a month at this job, it was a very good job. So it's not like I was some social outcast, it wasn't like I was some anarchist or somebody who just wants to destroy the world and kill everybody. No, I was a regular person and you know, Mujahideen are regular people too. Nel video dedicato interamente alla sua storia, viene seguito anche in battaglia. Fa da lepre per attirare il fuoco nemico durante l'assalto alla base siriana di Tabqa. Lo speaker dell'ISIS esalta la sua impresa e la sua corsa verso il paradiso. He moved during the battle like a man who did not know death. What was on show for the world to witness was that the Mujahideen of the Islamic State would only accept victory or shahada. Questa sera dunque non perdete questa puntata speciale di Piazza Pulita in onda intorno alle 21.10, subito dopo 8.30. Ma parliamo adesso di un fenomeno che in qualche modo riguarda anche l'Italia ed è quello delle spose bambine. Ogni anno sempre più donne, soprattutto dall'est Europa, vengono portate nei paesi più ricchi con la promessa di un lavoro, ma vengono poi costrette ad un matrimonio finto con un uomo africano oppure asiatico che vive illegalmente, in questo modo prenderà la cittadinanza europea. Traffico di spose, donne in vendita per matrimonio di interesse. Succede in Europa, dove sta crescendo il fenomeno dei finti matrimoni tra cittadine europee e uomini asiatici o africani che vivono in Europa illegalmente o con permessi temporanei. Ogni anno sempre più donne dagli angoli più poveri dell'est Europa vengono portate nei paesi ricchi, Gran Bretagna soprattutto, con la promessa di un lavoro per essere poi forzate in un matrimonio finto che darà cittadinanza europea allo sposo. Clara Balogova aveva 18 anni, era senza soldi e incinta quando è arrivata in Gran Bretagna per sposare un uomo che non aveva mai conosciuto. Era stata prelevata da un poverissimo villaggio del sud-est della Slovacchia dove viveva in una comunità rom di circa 250 persone. Ho partorito e mi ha portato
arrivato a casa con la macchina, è venuto a prenderci, me e la bambina. Ci ha portato a casa ed è stato con me. Ci siamo stati per qualche settimana, forse un anno, ma non è rimasto a lungo. Lo stato di gravidanza in questi matrimoni è considerato un bonus per la sposa perché aumenta le probabilità che l'uomo le rimanga accanto. Un giovane pakistano di 23 anni aveva pagato tra le 3.000 e le 4.000 sterline per sposare Clara, soldi non certo destinati a lei. Non mi faceva mai uscire, mi diceva che non si poteva, me lo diceva sempre. Ora Clara è tornata a vivere con i genitori nel suo villaggio della Slovacchia, vicino al confine con l'Ungheria e l'Ucraina, dove secondo gli operatori sociali esiste un traffico controllato da gang malavitose che reclutano donne povere e poco istruite con la promessa di un buon lavoro all'estero per poi trasformarle in spose o spesso in prostitute. Rochdale, nel nord dell'Inghilterra, vicino a Manchester, pare essere il punto di arrivo per molte di queste donne. Qui la polizia concentra gran parte delle indagini su matrimoni finti e forzati. Sappiamo che nell'area di Rochdale ci sono circa 400 matrimoni fittizi. Questo non significa che si tratta di 400 vittime di traffico di donne, ma certamente una buona percentuale è arrivata nel paese illegalmente. Il fenomeno riguarda in qualche misura anche l'Italia, dove periodicamente le cronache riportano casi di bande specializzate nell'organizzazione di matrimoni fittizi a pagamento per ottenere la cittadinanza. Uno degli ultimi accertati ha portato al fermo nel febbraio di quest'anno di 23 persone nella zona di Varese per l'organizzazione di più di 30 matrimoni. Un gruppo con base in Marocco che forneva servizio di wedding planner tutto compreso, dalle pubblicazioni in comune al ristorante, all'avvocato per la separazione, per una cifra intorno ai 10.000 euro. Di questi, 3.500 erano destinati alle spose, cittadine italiane che per soldi si convincevano a sposare degli sconosciuti. Per quanto la banda andasse a cercare tra giovani con problemi familiari o anche di tossicodipendenza, nei casi italiani manca l'elemento del traffico di esseri umani che riguarda invece il fenomeno a livello europeo. In questi casi le bande criminali sfruttano donne che vivono agli angoli più poveri del continente, in condizioni talmente disperate che per alcuni di loro essere vittima di uno sfruttamento, prigioniere, vittime di abusi, arriva addirittura ad essere un'occasione di riscatto. Era 100 volte meglio per me in Inghilterra. Per me qui non c'è niente. Mi piacerebbe tornare in quella città. Parole che pesano come un macigno per gli operatori sociali che l'hanno riportata a casa. Allora, prima di tornare da Giulia Laoletta in diretta dalla fiera di Rovi, leggo questa ultima ora che arriva da Garmisch. C'è l'accordo sul clima tra i 7 leader delle G7. I capi di Stato si sarebbero accordati sul mantenere l'aumento della temperatura globale entro il limite di 2 gradi rispetto ai livelli preindustriali su cui erano divisi fino a poco tempo fa. E allora, come ho promesso pochi istanti fa, torno a dare la linea a Giulia Laoletta, dove appunto a Milano alla Fiera Rossi è tenuta l'assemblea di Confcommercio. Giulia. Rieccoci Caterina, una fiera in cui, come dicevamo, si è parlato molto della situazione delle piccole e medie imprese, dei commercianti. Si è scattata una fotografia anche a due velocità tra l'Italia del Nord e il Mezzogiorno. Allora noi chiediamo al nostro ospite Mariano Bella, capo dell'ufficio studi di Confcommercio, qual è la locomotiva e che cosa ancora bisogna fare? Guardi, questo è un anno di ripresa, noi reputiamo che il PIL faccia più dell'1%, è distribuito così, nord-centro 1,5-1,6, mezzogiorno meno 0,3, meno 0,5, quindi vuol dire che il mezzogiorno non è uscito ancora dalla recessione. Una semplice spiegazione, il mezzogiorno fa un terzo della popolazione, un quarto del PIL, ma soltanto il 12% dei pernottamenti degli stranieri per scopi turistici in Italia. Non si può andare avanti con questa dicotomia, il sud deve essere rilanciato e il rilancio deve passare attraverso l'industria dell'entertainment e il turismo. Viceversa avremo per tutto il paese, nord incluso, una ripresa debole, sempre debole. Ecco, queste differenze tra nord e sud le abbiamo sentite proprio questa mattina nelle testimonianze che ha raccolto Carmelo Schininà nella platea dell'Assemblea dei piccoli imprenditori e commercianti di Confcommercio. Sentiamo il servizio allora. Un paese che dà piccoli segnali di ripresa, coi consumi che accennano a crescere soprattutto al nord, ma con un sud ancora in recessione almeno fino al prossimo anno. E la sfiducia da parte di famiglie, piccole e medie imprese, altro punto trattato dal forum di Confcommercio, è qui tangibile attraverso la voce degli imprenditori stessi.
Il territorio piemontese sta rispondendo con tanta energia, tanta voglia di darsi da fare. Abbiamo un turismo che forse stiamo cercando di recuperare e sarà quello l'ossigeno che ci darà il futuro. La sua azienda di cosa si occupa? L'abbigliamento, siamo nel settore abbigliamento, quindi il settore maggiormente colpito da questa ondata di crisi e forse siamo anche quello più delicato a uscire fuori da questo momento. Riuscite ad assumere di più col Jobs Act? Sì, questo credo che lo stiamo facendo, io personalmente l'ho fatto e quindi questo sicuramente è un incentivo a fare e prospettarci un futuro anche per altri in maniera diversa. Abbiamo fatto qualche assunzione, indubbiamente insufficiente rispetto alle assunzioni che io facevo almeno diversi anni fa. Un dipendente oggi con Job Act, 10 anni fa, io assumevo almeno 10 persone l'anno, 10 giovani l'anno. E poi la pressione fiscale, altro fardello che ha un peso ancora più grande sulle spalle di artigiani e medi imprenditori. Come raccontano questi panieri sulla schiena di chi è venuto dalla Confcommercio di Padova direttamente al forum per chiedere un intervento diverso e definitivo sulle tasse. Vogliamo essere ascoltati dal Presidente Sangalli, vogliamo che venga qui, che veda il peso delle tasse e che si renda conto di far qualcosa anche lui, perché il Padova, il Veneto, in questo momento siamo piegati, non ce la facciamo più. Ma per un nord che ricomincia lentamente a pedalare c'è ancora un sud che soffre parecchio, ancora in recessione. Il sud la subisce la crisi in questo momento, non è un momento sicuramente semplice. Tutti dicono che ci sono degli spiragli di crescita, però noi ancora non la vediamo questa crescita, siamo ancora sotto l'onda lunga della crisi. La sua azienda sta assumendo in questo momento? No, assolutamente, siamo fermi al palo. Scarsa vocazione all'esportazione, maggiori difficoltà di fare impresa e a soffrire ormai da anni in tutto il meridione e anche il settore turistico, dove l'effetto Expo non sanno nemmeno cos'è. Dei circa 30 miliardi di euro all'anno che entrano dalla spesa della presenza dei turisti stranieri in Italia, solo il 12-13%, poco più di 4 miliardi, è del Mezzogiorno, il resto è tutto del Centro-Nord. Questo dunque il clima tra gli imprenditori raccolto da Carmelo Schininà. Grazie Giulia Lauletta, grazie anche a Mariano Bella, responsabile ufficio studi della Confcommercio. Andiamo avanti con le notizie del telegiornale, ma prima vi leggo questa ultima ora. C'è una nota di Migrantes della CEI. Chiudere le porte ai migranti indebolisce la credibilità dell'Italia in Europa, è quanto affermano Guerino Di Tora e Giancarlo Perego. Rispettivamente sono presidente e direttore generale della Fondazione Migrantes della CEI. Sulla chiusura, ed è la polemica del giorno, sulla chiusura di alcune regioni del nord all'accoglienza di persone salvate nel Mediterraneo e approdate nei nostri porti. E adesso torniamo a parlare della finale di Champions League che ha lasciato diversi strascichi, soprattutto sui social network. Il pensiero va soprattutto a quella incredibile catena di sfottò anti-Juventus che si è palesata soprattutto su Twitter. Alcuni tifosi bianconeri però non li hanno proprio digeriti, in particolare un senatore del Partito Democratico ha risposto in modo non certo elegante e questo ha scatenato altre polemiche sui social network e non solo. Un'Italia che ha pianto, quella juventina, l'altra che ha festeggiato, quella degli anti-juventini. Mentre i tifosi bianconeri vedevano infrangersi il sogno del triplete, la vittoria del Barcellona ha fatto felice un bel po' di appassionati di calcio italiani. Succede quando le rivalità sono molto forti. A maggior ragione se a giocarsi la Champions è quella Juventus che alle rivali ha lasciato solo le briciole nelle ultime 4 stagioni di campionato. L'ironia anti-juventina ha riempito il web, c'è chi ha disegnato una bicicletta a 3 ruote, le prime 2 gonfie con lo stemma dello scudetto e della Coppa Italia vinte. La terza invece sgonfia, raffigurante la Champions persa. C'è chi ha scritto di essere sceso in strada, di aver incontrato l'ex allenatore bianconero Antonio Conte, chi ha pubblicato la foto di Javier Zanetti, capitano dell'Inter di Mourinho, con la medaglia al collo e la scritta «La volete questa?», in riferimento chiaramente al triplete. Ma l'Oscar dell'ironia aspetta questo video dove si vede Antonio Conte in mutande che festeggia a casa sua. Sfottò, ironie, battute che non sono andate giù però al senatore del PD Stefano Esposito, tifoso della Juventus, che ha pubblicato questo Twitter: godere per la sconfitta della Juventus è come essere impotenti ed esultare se qualcuno fa godere la tua donna. L'attimo di un tweet e la polemica calcistica si trasforma in politica. La reazione più accesa è quella della scrittrice Silvia Ballestra che, chiamando in causa il premier Matteo Renzi, si è chiesta: questa è la nuova classe dirigente con cui si vuole modernizzare il paese?
Durissima anche la reazione della giornalista della Stampa, Antonella Rampino, che ha definito il tweet di Esposito semplicemente disgustoso. Una partita di calcio che diventa un caso politico non certo un inedito. Il giorno dopo Juventus-Roma, del 9 ottobre 2014, il match caratterizzato da alcune decisioni dell'arbitro Rocchi, che ai romanisti non andarono giù, furono presentate due interrogazioni parlamentari e un esposto alla Consul. Allora le iniziative furono bipartisan, a muoverle furono il deputato del PD Miccoli e quello di Fratelli d'Italia Rampelli. Quest'ultimo invitò la FIGC, la Lega Calcio e il governo a intervenire per fare in modo che lo scudetto non fosse assegnato a tavolino senza considerare i veri valori del campo. Poi sappiamo com'è andata. Ma tifare contro non sempre è uno sfogo del momento, un'emozione momentanea che porta a godere delle disgrazie altrui, a volte anche una forma di resistenza. Lo è di sicuro se sei nato a Torino e hai scelto il destino di tifare per l'altra squadra, quella granata. A volte persino un gesto ribelle, come a Firenze, dove l'anti-juventinità è una sorta di passione, senza pentimenti, a cui essere coerente per tutta la vita. Adesso c'è la pubblicità, domani vedremo il servizio che abbiamo dedicato sulla cooperativa La Cascina, finita nel secondo atto dell'inchiesta Mafia Capitale. Ci fermiamo adesso. Eccoci qua, per oggi è tutto, tutti gli aggiornamenti sul nostro sito tg7.it, TG Cronache torna domani alle 14, buona giornata.